Ciao a tutti, oggi vi spiegherò le tecniche utilizzate per il video La cameretta manta, che vi invito a vedere se non l'avete ancora fatto, cliccando sul link qui in alto. L'idea di partenza era quella di parlarvi di me attraverso la mia cameretta, i miei hobby, le mie passioni, le mie letture. Non volevo però cadere nel cliché descrittivo, cioè alla semplice elencazione delle attività, l'avrei trovato noioso io, figuriamoci voi. Così mi sono inventato una stanza magica che vola nell'universo ed è piena di bizzarri personaggi. All'inizio del video apro le tende della camera e mostro la finestra, al di là della quale si intravede la Terra e un satellite in movimento. Per ottenere questo effetto ho inserito un green screen casereccio, una coperta verde presa dai cinesi, fuori della finestra. E poi con il programma After Effects e l'importantissima plugin K-Light ho eliminato il colore creando così un buco dietro la finestra. Infine ho inserito un'immagine della Terra e quella di un satellite all'interno del buco, dando loro un po' di movimento. La parte più difficile è stata eliminare il colore, perché le pareti della mia stanza sono verdi e mantenere quelle, eliminando solo il verde del telo, è stato piuttosto complicato. Alla fine ci sono riuscito, soprattutto grazie alla plugin K-Light, creata apposta per creare trasparenze video, decisamente migliore dello strumento di default di After Effects. Sulla libreria mostro il mio romanzo in movimento. Per ottenere questo effetto è bastato scattare una serie di foto, spostando di volta in volta il libro di qualche centimetro. Alla fine ho inserito le foto su Adobe Premiere, le ho nidificate, cioè le ho unite tutte insieme, e ho velocizzato il tempo per ottenere il risultato finale. Nel video si vedono personaggi alquanto bizzarri: il fantasma dietro la stampante, Anacleto appeso a un quadretto, il tirannosauro sotto il letto e il mitico gatto che balla. Tutti questi elementi altro non sono che immagini GIF scaricate da internet e scontornate foto per foto con Adobe Photoshop. In sostanza, dell'immagine originale ho conservato solo il personaggio cancellando lo sfondo.